we are returning to Hack Scientific World as a promised first part. Together, we will witness the general path of our impressive career in astrophysics. Again, it is important to note that this is not a comprehensive biography, but rather a collection of notable highlights. We will observe her journey from researcher and professor to how she brought innovation to Italian astronomy, being one of the first Italian scientists who understood the importance of technologies in international collaboration with other scientists to achieve significant results. Last but not least, we will briefly mention her work as a science disseminator. Ma essere uno scienziato è un lavoro come un altro, un lavoro più divertente, un lavoro per cui in fondo si potrebbe dire siamo pagati per divertirci, perché la scienza è un lavoro divertente, incuriosisce, prende, spesso ci sono delle delusioni, degli errori, quindi non bisogna scoraggiarsi, bisogna avere molta costanza e anche un certo intuito, e lei si chiama l'immaginazione scientifica. Cioè a volte si trova un risultato che sembra strano, alcuni pensano che sia uno sbaglio, sia un errore, lo buttano via. A volte in questi risultati poi invece c'è una scoperta, non sempre una grande scoperta, ma comunque nel nostro lavoro quello che facciamo il 90% dei casi è di portare un piccolo tassello avanti nella conoscenza. Le grandi scoperte avvengono di rado. E dopo la tesi cosa fare? Io avrei voluto seguitare a fare ricerca. Purtroppo in quel periodo di posti non ce n'era e quindi ho lavorato sì come assistente volontario, poi davo ripetizioni e poi ci fu una borsa di studio dell'Istituto d'Ottica che ci permise di tirare avanti per un altro mese o due. Poi ho lavorato per 9 mesi alla Ducati, che aveva allora una ditta, una succursale diciamo a Milano, e dove facevano una macchina fotografica chiamata Sogno. E poi, dopo questi 9-10 mesi a Milano, da Arcetri mi invitarono a tornare così come fatturista, come si diceva allora. Cioè allora si poteva lavorare in nero, lecitamente, e a metà servizio fra l'osservatorio d'Arcetri, l'osservatorio astrofisico, e l'Istituto d'Ottica. Sono rimasta lì fino come precaria fino al 49, e poi sono diventata assistente incaricata e finalmente nel 50 ho vinto il concorso per assistente di ruolo, e così ho cominciato con una certa tranquillità a fare ricerca a tempo pieno. Poi ho avuto la fortuna anche di avere un direttore d'osservatorio come Giorgia Betti, che era estremamente liberale e che era l'unico fisico nell'ambiente astronomico, perché allora dei 12 osservatori italiani tutti erano diretti da laureati in matematica e meccanica, cioè persone che avevano una formazione matematica e che proseguivano ricerche che erano ormai diventate obsolete, perché la nuova astronomia era l'astrofisica, cioè lo studio fisico dei corpi celesti. Lo studiare i moti delle stelle e le loro distanze allora era non portava più niente di nuovo a quello che si sapeva già. Oggi le cose sono diverse, perché con i mezzi attuali e con le ricerche spaziali la meccanica celeste è diventata estremamente importante. Quindi l'astronomia italiana ha visto un periodo di grande depressione, proprio perché a partire dall'inizio del Novecento fino al 1960-70 in quasi tutti gli osservatori c'era questa tendenza a fare ricerche obsolete, a parte l'osservatorio astrofisico di Arcetri. Abetti a Firenze era molto più aperto, anche se avrebbe potuto tenere all'oscuro i suoi e decidere lui dei programmi di ricerca, in realtà era estremamente democratico, consultava tutti, discuteva con tutti, non si vergognava a chiedere all'ultima ruota del carro, ero io, che cosa facevo, perché farsi spiegare
le mie ricerche senza vergognarsi di non avere capito, di non sapere certe cose. Quindi in questo sono stata molto fortunata. Inoltre Abetti ci ha sempre aiutato tutti a trovare borse di studio per andare fuori e quindi per migliorare le nostre conoscenze, per lavorare in ambienti molto più vivaci e molto più attivi nel campo della ricerca moderna. Hack's first experience abroad was in Paris in 1953 at the Institut d'Astrophysique. She was in the research group together with the French physicist Daniel Challenge. In her book, Intervista a un'astrofisica, she said that this experience was very helpful for her because she did not have a clear idea what she wanted to do yet, if she had the initiative, and if she was able to do serious work or not. After that, she won a scholarship to go to Utrecht, the Netherlands, and after a short time, she got a position in Merate. The director of the observatory did not want her to go to Utrecht. He wanted her to stay in Italy, but after Hack's perseverance and some fights, she managed to go. She went to the States in Berkeley in 1957 and again 2 years later with Otto Struve, one of the greatest astrophysicists of the 20th century. She also had some experience in Mexico City and Turkey as a professor. Io ho vinto la cattedra nel 64, avevo 42 anni. No, io direi difficoltà grosse non ne ho avute, però credo che avevo molto più titoli dei miei colleghi, perché appunto avevo lavorato molto all'estero, avevo avuto riconoscimenti da grossi nomi. Her first student, Pierluigi Selvelli, said about her, "Margherita was very good because of her extraordinary ability to make complicated things simple, but she lacked patience, and so, from a certain point, she used to delegate the teaching and supervising jobs to her trusted collaborators." Ho avuto con i miei ricercatori, con i miei studenti, con i miei tecnici, c'è sempre stato un ottimo rapporto che ha permesso all'Osservatorio Astronomico di Trieste, che era andata a dirigere, di svilupparsi rapidamente, perché quando sono andata a Trieste praticamente ho trovato un osservatorio in condizioni pietose. C'erano solo 2 astronomi, un tecnico e un impiegato. E si faceva, cioè avevano degli strumenti molto inferiori a quelli che avevano gli astrofili, i dilettanti, in piena città, e quindi ho dovuto cominciare praticamente da zero. Quindi quando sono venuta qui c'era da trovare intanto allievi, ho fatto un corso di astrofisica e ho cominciato a vedere studenti, ho cominciato a trovare un posto dove mettere un telescopio, insomma a ricostruire quello che non c'era. E poi si è cominciato anche, quando sono venuta io nel 64, stava anche cominciando l'era spaziale in astronomia. Ho cominciato allora a fare propaganda in Italia perché gli italiani, i ricercatori italiani si buttassero su questa nuova opportunità di presentare programmi per i telescopi in orbita. Perché noi non avevamo telescopi grandi, non avevamo nulla. Ma ho avuto anche la fortuna di avere a Trieste un centro internazionale di fisica teorica, era sorto proprio nel 64, quando io sono arrivata a Trieste, e che aveva lo scopo di dare formazione di alto livello in fisica ai giovani dei paesi in via di sviluppo, per creare una classe dirigente colta in quei paesi. E questo centro di fisica teorica, e oggi è anche ben noto, è uno dei più grossi istituti internazionali, è stato estremamente utile e mi ha
permesso di organizzare un gran numero di congressi internazionali che hanno fatto conoscere l'Osservatorio di Trieste, che hanno dato modo ai miei ricercatori di poter recarsi all'estero, di poter conoscere altri modi di lavorare, altri istituti, e quindi hanno favorito la crescita dell'Osservatorio. E poi l'astrofisica italiana ha cominciato a decollare proprio negli anni, alla fine degli anni 60, grazie anche alle movimenti studenteschi del 68. E ho anche avuto la fortuna di poter assistere e di poter contribuire a questa battaglia dei giovani ricercatori per una maggior democrazia nell'ambiente astronomico, per la possibilità di crescere scientificamente e di assistere poi a tutto lo sviluppo dell'astrofisica, delle potenzialità dell'astrofisica moderna grazie alle ricerche spaziali. Huck's career as a disseminator began thanks to her husband Aldo's suggestion. He also suggested her to exercise caution, as a small error could have serious consequences for her entire career. She started by writing for Nuovo Corriere di Firenze, where she explained the concept of astronomy in an article timed to coincide with a total eclipse. In our previous part, we observed that Huck had a keen interest in writing and demonstrated a remarkable aptitude for it. She also mentioned that her role as disseminator was beneficial since it required a deep understanding of the concepts to be able to explain them effectively. This job allowed her to assess her own comprehension. Moreover, Huck firmly believed that it was essential for researchers to communicate their findings to the public, as people ought to be aware of the significance of their research. We have a wonderful story to share with you. From the late 90s, Huck began corresponding with an 11 years old Albanian girl named Eda Gjerko, who was passionate about astrophysics. Eda would ask Huck questions about the field that she needed to answer in a simple, easy to understand language. Their correspondence was more like that of a grandmother speaking with her granddaughter. The two met for the first time briefly in Florence, and on another occasion, they spent hours talking while walking while Eda visited Trieste for a week in 2006. Eda had many questions about topics that she couldn't comprehend from books. Following Huck's unfortunate demise, her close friend Piero Bianucci, who was both a writer and a scientific journalist, paid tribute to her by writing. She was remarkable for her ability to captivate an audience of 1,400 primary school children for a full hour without resorting to any visual aids. This remarkable feat occurred several years ago during Giovedì di Scienza in Turin. On the large screen of the Colosseum Theatre, her face, adorned with white hair and blue eyes reminiscent of the sky, was all it took to grab the attention of the school children. She spoke in her distinctive Florentine accent, which never wavered despite her prolonged stay away from the sea. She regaled the young listeners with stories about planets, stars, galaxies and the Big Bang, employing language that was perfectly suited for 7 to 10 years old, the ideal age for kindling a scientific passion. Huck had a unique approach to research. Instead of reading about a topic beforehand, she preferred to discover it through her own research and then read the relevant literature. This approach allowed her to avoid being influenced by other researchers and their findings. By following her own method, she could determine if she had discovered something new and how much additional knowledge she could contribute. Furthermore, she could compare her findings to those of other researchers to determine their accuracy. Ho fatto un lavoro, è stato insomma degno, niente di straordinario. Ho risolto certi problemi, piccoli problemi, nulla a che fare con la grande cosmologia, le grandi risposte. We will not provide a comprehensive list of her accomplishments or discoveries, but rather we will present a single example, her significant contribution to the Cepheids. Le Cepheidi sono una famiglia di stelle, stelle variabili, cioè che a differenza del Sole, che ha uno splendore perfettamente costante,
per nostra fortuna, altrimenti non ci sarebbe. Le cefeidi sono stelle variabili, cioè regolarmente ogni periodo che può essere compreso fra un giorno e una cinquantina di giorni, passano da un minimo di splendore a un massimo di splendore. Huck was a vocal advocate for fostering a culture that supports women in science. She believed that it was society's culture rather than women's abilities that led many to believe they were not capable of pursuing scientific careers. Huck was also quick to highlight instances where female scientists had their work stolen by male colleagues, such as the cases of Austrian physicist Lise Meitner and her discovery of nuclear fission, and English astrophysicist Jocelyn Bell and her discoveries of quasars and pulsars. But let's give the word directly to Huck. Mentre le donne sono molto numerose in tutti i livelli più bassi di tutte le istituzioni, quanto più si sale nella gerarchia, più le donne diventano numericamente inferiori. Perché questo? Beh, perché sono sottorappresentate. Intanto c'è una lunga tradizione che dura a morire in cui le donne sono state marginali. All'inizio ancora del XX secolo, in molti paesi le donne non erano ammesse all'università, non erano ammesse nemmeno ai licei. C'è la famosa fisica Lise Meitner, ebrea, che è costretta a fuggire dalla Germania, capì, e scoprì la fissione atomica, però ne parlò con suo collega Otto Hans, che prese il premio Nobel, e lei, per frequentare l'istituto di fisica in Germania, doveva passare dalla porta di servizio. Questa esclusione delle donne dall'università, dall'insegnamento, ha fatto sì che in certi campi della cultura, in cui c'è bisogno di basi dure come la matematica, come la fisica, le donne avevano poca possibilità di emergere, mentre era più facile emergere in campi in cui l'attitudine alla letteratura, l'attitudine alle arti sono più spontanee, hanno meno bisogno di basi dure, era più facile emergere. E quindi si è creato il pregiudizio che le donne sono più adatte alle arti liberali che non alla scienza. Pregiudizio, anche questo è abbastanza duro a morire, e si vede il fatto che le facoltà scientifiche ancora oggi sono più frequentate da ragazzi e da ragazze, e viceversa nelle facoltà umanistiche, anche se il dislivello va continuamente diminuendo. I passi avanti sono stati fatti senz'altro, però se si guarda per esempio all'università, ormai le ricercatrici sono al 50%, forse in certe facoltà anche più del 50%. Se si passa alle associate sono il 30%, le ordinarie sono il 10-11% ancora. Io penso che questo gap si colmerà naturalmente, anche perché fra le giovani ricercatrici c'è molta più voglia di riuscire, grinta, voglia di fare. E quindi penso che il tempo colmerà questo gap, almeno io sono ottimista. Però è un fatto che spesso c'è già un condizionamento familiare nell'educazione che ancora ricevono le bambine, e che spesso non le dà abbastanza fiducia nelle loro possibilità. Quindi credo che questi corsi siano importanti anche per questo, per rendere le donne coscienti delle loro capacità, delle loro possibilità. E invece spesso le vedo troppo timide, forse, troppo poco sicure delle loro possibilità. Poi, ecco, io direi, per mia esperienza personale, io ho avuto una fortuna, sono del 1922, ho avuto la fortuna e la mia famiglia era estremamente avanti a quelli che erano i costumi dell'epoca. Babbo e la mamma erano perfettamente uguali, si dividevano compiti a seconda delle necessità, senza divisione di ruoli,
e mi hanno dato un'educazione estremamente liberale, per cui io non ho avuto molti dei condizionamenti che invece avevano e hanno le mie coetanee. E molte di queste mie coetanee, di mie anche collaboratrici più giovani, colleghe più giovani, che ho visto tendere sempre, quando arrivavano alla possibilità di arrivare al massimo della carriera, di tirarsi indietro, come per una forma di timidezza, di mancanza di competitività.